bene. Fatemi vedere se c'è qualcuno, così poi vi devo dire delle cose. Buonasera a tutti. Stasera sono stata puntuale, mi ero programmata prima con la mia nipotina che mi fa da segretaria, perché io non sono tanto capace di andare con questo computer. Fatemi vedere se c'è qualcuno. Ancora non c'è nessuno. Tiro pure indietro qui. Sono le 9 in punto. Buonasera, Angela. Enrico, buonasera. Marino, Patrizia, Massimiliano. Allora, intanto vi dico una cosa. Io non sono una gettoniera, sono una sensitiva, sono una medium, però io non riesco a fare le chiamate con l'aldilà. E secondo me, chi dice di poterle fare così all'improvviso, come se fosse una telefonata, secondo me non è vero. Però io non sono capace. Io non chiamo nessuno, chi vuol venire viene. Anzi, c'ho un messaggio più tardi da dare per la mamma di una certa Arianna. Se c'è la mamma di una certa Arianna, gli volevo dire una cosa, che è venuta questa ragazzina 2 giorni fa e mi ha dato un messaggio per la mamma. Però io non cerco. Chi vuol venire da me viene, sanno che io do messaggi a tutti, tutti quelli che vogliono fare questa cosa, io gli do messaggi, non prendo soldi assolutamente. E questa penso che sia una cosa abbastanza importante. Però, ripeto, non chiedetemi un messaggio così, perché io così non sono capace. Ora, se mi volete fare qualche domanda su qualche argomento specifico, mi fa piacere. Posso mettere un po' di luce in più? Enrico, così va bene? Io più luce di così, non so. Vuoi che chiudo la finestra? Come si fa a mettere la luce? Allora, avete qualche domanda da farmi, purché non siano messaggi? Che devo dare così. Sì. Io ho detto una cosa subito. C'è la mamma di una Arianna? Dunque, Rosa, io li vedo, a volte li vedo, più che altro li sento, e le persone che sono nell'oltre, e stanno tutti bene, non c'è qualcuno che stia male, stanno tutti bene, stanno molto meglio che qua, perché di là c'è amore, amore puro, non c'è la cattiveria che c'è qui. Ecco, forse così va meglio.
c'è cattiveria, nell'altra dimensione non c'è. Barbara, hai una figlia che si chiama Arianna? Io stasera ho un messaggio per la mamma di Arianna. Da quanto tempo parlo con l'altro? Da circa 30 anni. Perché tanti, tanti anni fa, durante un intervento, io ho avuto un arresto cardiaco. Sono andata nell'oltre, ma non mi hanno voluto, mi hanno rispedito indietro. Da quel momento la mia vita è cambiata perché mi sono dedicata al prossimo, come posso, nelle mie possibilità, però lo faccio col cuore. Io cerco la mamma di Arianna stasera. C'è per caso la mamma di Arianna? Volevo dire che Arianna è felice perché la mamma è riuscita a lasciarla andare, perché la mamma la teneva, non voleva che andasse nell'oltre, ma lei aveva bisogno di andare di là e è molto contenta. Sì, Roberta, vengono quando me l'aspetto. Ma sono tutti gentili con me, no? A volte mi dicono delle cose, a volte mi fanno dei sorrisi, a volte mi fanno capire chi sono, a volte vengono tante volte prima di dire chi sono e devono fidarsi anche di me. Dunque, io stasera vi volevo parlare anche di altre cose oltre che questa. Cerchi la mamma di Arianna? Sì. Io cerco la mamma di Arianna. Allora, se te sei amica della mamma di Arianna, dici che Arianna ora sta bene e è contenta che l'abbia lasciata andare. Non poteva più tenerla. Ha lottato con tutte le forze questa mamma per tenere Arianna, ma Arianna voleva andare via. Grazie, mamma di Arianna. Dunque, io volevo parlare questa sera anche delle luci. Dunque, non ve l'ho mai detto, ma tanti anni fa, da tanti anni, mi capita di vedere delle luci strane. Delle luci che ci sono non sempre, non tutte le sere. E sono stata 2 o 3 anni che non le vedevo più. Ora queste luci sono ricomparse. Non lo so che luci sono. Sono delle luci intermittenti, non sono aerei, assolutamente, anche perché stanno fermi. Stanno ferme queste luci, stanno ferme nel solito posto, però danno dei messaggi, cioè io non so decifrare, però hanno delle luci intermittenti di vari colori che è come se fosse un segnale Morse. A me piacerebbe saperne tanto di più di queste luci, però una volta fece intervenire delle persone del Cerchio 77 di Firenze e sono stati qui con me tante ore. Poi, quando e non era successo niente, e le luci si presentano sempre nel solito posto. Dunque, dovete sapere che qui, tanti, tanti anni fa, è caduto un aereo militare, e questo aereo si è diviso in due tronconi. E purtroppo c'erano 43 cadetti di Livorno e sono morti tutti. Dunque,
Dopo del tempo è stato messo, dove è caduto l'aereo, un faro. Queste luci però compaiono e scompaiono quando il faro è spento. Ora, il faro era sempre stato acceso per tanto tempo. Dal momento che ho visto io, il faro era spento. Ora è di nuovo spento da 2 o 3 mesi questo faro. E sono ricomparse queste luci. A me piacerebbe sapere, queste luci, se vogliono parlare con me, e perché non si fanno vedere da quando, come quando c'erano quei signori del Circo 77, gente esperta, gente capace di queste cose. E non si sono voluti fare vedere. Eravamo rimasti d'accordo con questi signori quando sono andati via, che se per caso fossero comparse, l'avrei chiamati sul telefonino, che loro avevano già a quel tempo, e sarebbero tornati immediatamente indietro. Ora, io a quel tempo, oltre al telefonino, avevo anche la radio, dei radioamatori. Sono andati via questi signori, io dopo una mezz'ora sono salita in camera, mi è venuto fatto di affacciarmi e queste luci c'erano. In genere si presentavano verso mezzanotte e erano le 3 che erano comparse queste luci. Io ho provato a telefonare subito a questi signori col telefonino, non funzionava il telefonino. Ho provato con la radio amatori che parlavo con la Spagna, parlavo dappertutto, figuriamoci se non arrivavo da qui a parlare alla superstrada. Non funzionava nemmeno quello. Io sono stata un bel po' a guardare queste luci che facevano questi colori, poi sono scomparsi, come sono apparsi, sono scomparsi. La mattina dopo io ho chiamato di nuovo questi signori. E loro per la strada hanno provato a chiamarmi per ringraziarmi e anche il loro telefono non funzionava. Avevano anche la radio in macchina, il baracchino, come si dice così. Non funzionava neanche il baracchino. Io vorrei sapere queste cose perché succedono e perché succedono a me. Se io devo fare da tramite, se però io non riesco a capire queste cose. Sì, potete farmi tutte le domande che volete. Mi leggi questo messaggio qui, del messaggio in diretta. Enrico, io avevo un messaggio solo per la mamma di Arianna, stasera. E mi è venuto qualche sera fa, spontanea come mi arrivano di solito. Ora, l'altra volta non mi ricordo chi è stata fortunata perché l'altra volta era venuto un angelo, un'entità in diretta e c'era qui la mamma. Mi sono stupita anch'io e questa signora era molto, molto felice. Io ho visto. È bello quello che ti è successo, tirami indietro questo. Sara, è bellissimo quello che ti è successo. Può essere che tu abbia un messaggio anche a te. Stai attenta. Chiedetemi qualcosa. No, no, non do messaggi in diretta. Cioè, se viene qualcuno, lo do il messaggio in diretta. Però io non posso dirvi una cosa per un'altra. Se viene qualcuno e mi lascia un messaggio, io ve lo passo subito.
Però non, io non li cerco. No, non sono in casa alle luci, sono fuori su un monte. Io sto sotto un monte, praticamente sono, la casa è circondata dai monti e in un punto preciso, sempre nel solito punto, sono lì le luci. Sempre Roberto, c'ho delle presenze, le sento sempre. Le sento perché mi parlano, le sento perché c'ho il mio angelo e poi a volte vengono altre presenze. Sono sempre buone le presenze, bisogna saperle accogliere bene. Sì, ho avuto anche dei messaggi nei sogni. E a volte belli, a volte non belli. Mi ricordo che nella prima trasmissione che ho fatto, mi sembra a dicembre, io vi ho detto che sarebbe successo qualcosa di molto molto brutto per l'Italia, per tutto il mondo, ma in particolare per l'Italia, per tutti noi. Mi ricordo che mi avete chiesto tutti cosa sarebbe successo e io no, non l'ho voluto dire perché avevo paura. Dopo poco qualcuno si è ricordato di cosa avevo detto, del corona, del coronavirus e io ho paura che non sia finita, ma non col coronavirus, che succeda qualche altra cosa. Però cerchiamo di essere positivi e io sono molto religiosa, ma magari se riuscite anche voi a essere un pochino tutti più positivi, forse si può sconfiggere questa cosa, perché io penso che dipenda tanto da noi. No, Maria, non sono un regalo solo per me, perché la prima volta che io ho visto queste luci, e siccome non ci credevo, cioè, credevo di avere avuto un'allucinazione. Io tornavo a casa dal lavoro perché ero cuoco in un ristorante e tornavo a casa la sera col motorino. Lungo la strada mi è venuto fatto di alzare gli occhi e ho visto queste luci. E mi sono un po' impressionata perché non capivo cosa erano. Allora, chiamai una mia amica, una mia collega, che lei faceva un'altra strada. Però la chiamai al telefono e gli dissi: puoi venire a fare la strada che faccio io? Difatti è venuta anche lei e anche lei le ha viste, sicché non sono io la privilegiata. E sono sicura che non le ho viste solo io, non le vedo solo io. Però nessuno poi vuol parlare. Bene, non sia che questa sirenella ti mandi tutti i cuoricini. Perché vuole dirti che ti è sempre vicino. Ci sono più vicino di quanto possiate capire, perché i nostri cari, quando possono, si fanno sentire, ma sono sempre vicino a noi, perché loro possono stare in ogni parte. Rita, di a questa tua amica che si dia pace, che suo figlio sta in un mondo meraviglioso, sta bene. Il figlio però soffre se la mamma non si dà pace. Lo deve capire che era finito il suo percorso. È brutto da dirlo. Però quando i ragazzi giovani vanno via è perché sono puri. E nell'altra dimensione c'è una scala. Bisogna salire questa scala piano piano. Con più uno è puro, con più va in alto in questa scala. Sicché dia la mamma di questo ragazzo,
Rita, di stare tranquilla, di dire due preghiere per suo figlio, di non piangere, perché se piange lo fa star male, cioè non riesce ad andare avanti su questa scala. Questo ragazzo deve arrivare fino in cima a questa scala. Ma se si ferma perché la mamma piange, perché la mamma si dispera, questo ragazzo non arriverà mai in cima alla scala e avrà tutte le gioie che esistono, perché di là le gioie ci sono, di là c'è tanto amore. Di là possono aiutare tanto. Se lei lo lascia andare questo ragazzo, poi questo ragazzo si farà sentire dalla mamma. Gli darà dei messaggi, gli darà delle prove che esiste là di là. Ma te continua la tua missione, aiutala questa mamma, aiutala a capire, perché non ha ancora capito. E io penso che la morte di un figlio sia il dolore più grosso che possa esistere su questa terra, specialmente per una mamma. Sicché aiutala e vedrai che questo ragazzo si farà sentire e lei ne avrà tanta gioia, ma digli di non fare più in quella maniera lì. No, no. Ah, Luana, io non dico proprio più niente, ci sono tutti gli scienziati, io non sono proprio nessuno per poter. Cercate però di vedere il mondo un po' meglio di come e di viverlo un po' meglio di come si sta vivendo, perché c'è ancora troppa cattiveria in questo mondo. E non va bene in questa maniera qui. Sento le voci, a volte si fanno anche vedere, a volte riesco a descrivere chi viene, se è una donna, se è un uomo, se è una ragazza, se è un giovane, come è vestito, come è pettinato, però non dipende da me. Sono i premonitori. È un discorso un po' difficile perché mi fanno anche paura, perché poi non so mai se è una cosa vera o no, se sono io che me l'invento o sognare per gli altri, vedere altre persone, altre cose mi dà modo di capire che non è la mia testa. Che funziona così. Non so se riesco, se vedere anche persone che non ci sono più, che hanno avuto ma meglio stare zitta su questa cosa. Sì, Anna, sicuramente tuo fratello. E io poi ti dico anche come fare. Se metti la mano destra sulla tua spalla sinistra, e potete farlo tutti, però dovete farlo quando siete rilassati, quando non avete il telefono, la televisione, quando siete tranquilli, vi rilassate un pochino, mettete la mano destra sulla spalla sinistra, dopo un pochino vi sentirete sfiorare una mano. Ecco, quella è una carezza che vi vogliono fare i vostri cari per farvi sentire che ci sono. Claudia, mi dispiace. Sabrina. Ti dico la verità, il tuo babbo no, però la tua mamma l'ho vista un paio di volte. Era soddisfatta, era contenta. Non devi mica aver paura, Sabrina, assolutamente no. Ricordati che chi è nell'altra dimensione non farà mai del male. Sicché state tranquilli, state sereni, che
I vivi sono cattivi. No, no, è nell'altra dimensione. Nicole, io penso di sì, che siano altri abitanti. Mi piacerebbe saperne qualcosa di più. Però non so. Io mi ricordo quando sono andata di là, questa grande luce, questa grande pace. Io, come ho detto tante volte, non ho visto entità, non le ho viste, però sentivo che non ero sola. Non le ho viste però. Non so se è perché ci sono stata poco tempo, o perché non dovevo vederli. Torno indietro al circa il 77. Ecco, aspetta, più su. Dunque, non vedo più. Erano tre signori del Cerchio 77, però non mi ricordo i nomi. Dispiace perché fu una bella serata. C'ho una terrazza grande, eravamo tutti in terrazza a aspettare queste luci, e queste luci l'hanno fatta apposta, non sono voluti venire. Non lo so perché. Nell'altra dimensione stanno tutti bene se voi vi date pace. Se voi vi date pace, stanno bene e proseguono la loro strada. Maria, no, non mi hanno dato nessuna spiegazione. Volevano ritornare. Però per un bel periodo non si è fatto più vedere nessuno. Un'altra sera, è successo uguale, ho chiamato Malanga, ma era impossibilitato a venire a vedere. Sicché poi io ho pensato che questa cosa me la devo tenere per conto mio. Nico, sei stata fortunata dopo 6 giorni a averlo rivisto subito, perché in genere ci vuole un po' più tempo, però nell'altra dimensione non esiste spazio-tempo, sicché può darsi che lui era già un'anima pura. Ecco perché si è fatto vedere subito. No, purtroppo né con la Madonna né con Gesù, no, forse non sono ancora abbastanza pulita per poter avere un regalo così grosso. Dunque, Nancy, io ho avuto un intervento con un autotrapianto osseo e dovevo fare un'anestesia normale, come fanno tutti. Però ero parecchio impaurita perché era una cosa un po' nuova, e sicché mi hanno dato diverse anestesie e non funzionavano. E appena mi toccavano cominciavo a urlare perché ho sentito tagliare. Allora alla fine mi hanno messo la mascherina e sono partita. Ora però questa mascherina, io non lo so se è dipesa dalla mascherina, se è dipesa dall'anestesia che è partita tutta insieme, perché me ne avevano fatte tante. Io mi sono sentita proprio risucchiare, mi sono alzata dal letto, io mi sono vista sdraiata sul lettino operatorio, sentivo che urlavano tutti, la perdiamo, la perdiamo. Io mi sono alzata da questo lettino e sono andata sopra un mobilino, mi guardavo giù e questi urlavano, urlavano. Io da dietro il mobile ho visto che c'era una porta. L'ho aperta, ho fatto un passo, era tutto buio. Ho fatto un passo e si è illuminata questa strada, tipo un tunnel. E io andavo velocissima, volavo con le mani in avanti e roteavo.
Io ho volato un po', mi sentivo bene, mi sentivo tutti i capelli, l'aria nei capelli, ero felice. Sono arrivata in cima a questo tubo che c'era una luce fortissima, però non una luce che abbaglia, una luce che si poteva guardare, non come il sole. Ero dentro questa specie di tubo, io lo volevo scavalcare, ho scavalcato con una gamba. Quando ho fatto per scavalcare l'altra gamba, sono stata trattenuta. Sono stata trattenuta per un piede e sono stata un pochino lì. Ero in bilico su questa cosa. E mi piaceva, io volevo andare di là, volevo andare, sapevo cosa lasciavo di qua. Lasciavo una famiglia, lasciavo bimbi piccoli, lasciavo tutto, però ero felice, stavo bene, non avevo nessun dolore, non avevo niente e volevo andare di là. E mi hanno tirato dopo, mi hanno tirato proprio per un piede e io mi sono ritrovata nemmeno subito, la mattina dopo nel letto d'ospedale e quando mi sono svegliata ero molto arrabbiata perché io non volevo tornare in qua. Sentivo che di là c'era la pace, c'era la vita. Io non ho visto nessuno, non ho visto parenti, non ho visto amici, però sentivo che non ero sola. E non avevo paura anche se non c'era nessuno. Questa esperienza mi ha portato a cambiare tutta la mia vita, a diventare credente nel vero senso della parola, a sapere che c'è un'altra dimensione. Questo viaggio, perché io lo chiamo il viaggio, mi ha lasciato tante cose e tante cose si sviluppano ancora ora. Sono un'altra persona e sono felice di essere così. Ho lasciato tante cose, ho lasciato il lavoro, però mi sento soddisfatta così. Io volevo sapere se quella mamma ha dato il messaggio alla mamma di Arianna. Sarei proprio contenta perché sono 2 giorni che io penso a questa diretta per poter dare questo messaggio, perché mi sono liberata. Era un peso che io avevo da dare e sono proprio felice di averlo detto. E che qualcuno possa avvisare questa mamma di Arianna che Arianna sta bene e di stare tranquilla. Io poi questi messaggi, domani me li rileggo tutti. Se nel frattempo arriva qualcuno, state pur certo che io i messaggi che mi arrivano ve li mando, molto volentieri. Antonella, ma sei sicura che era arrabbiata? Ma io non credo. Non credo perché ti avrebbe parlato, no. Di là non sono mai arrabbiati. Vai tranquilla. Scusa, Nunzia, ma Serenella è una bambina? Sì, il coro di angeli può essere. E come? E come? Come? C'era la signora Lida Russo che li registrava questi cori di angeli. E erano una meraviglia. Li ho sentiti anch'io, me l'ha fatti sentire. Tu credi? Ma può essere la reincarnazione, può essere. E sai perché ti dico può essere? Perché quando, come dicevo prima,
Vanno via i ragazzi troppo giovani. È perché si sono già reincarnati diverse volte, perché siamo tutti umani e tutti siamo peccatori, tutti. E quando va via un giovane è perché è talmente pulito che aveva bisogno solo di reincarnarsi per arrivare al livello più alto della scala. Perché non piace Malanga? No, è una persona gentilissima. Scusa, torna indietro un attimo. Questo. No, purtroppo Gladys non ho mai avuto contatti con gli extraterrestri, a meno che non siano state queste luci, ma io non l'ho capite. Ma certo che è vicino a te la tua nonna, tutti sono vicini a noi. Grazie, aspetta Silvia. No, torna su, vai. Sì, Silvia, ci sono dei segni. Intanto si possono far sentire con dei suoni, con delle cose che si aprono e si chiudono. A me tante volte mi chiamano per nome proprio. E magari sono in cucina e mi sento chiamare di sopra, vado su, cosa c'è? Cosa c'è? Non c'è nessuno. E devi farci più caso, devi stare più attenta. Ci vuole attenzione, perché se stai attenta, io sono sicura che ti daranno dei messaggi. E questi messaggi possono arrivare per radio, per televisione, dentro una canzone, magari ci sono delle parole cambiate. Puoi trovare un qualcosa di scritto quando meno te l'aspetti, puoi sentire un profumo, della persona che usava, del dopobarba. Patrizia, avvisala perché guarda, per me è molto importante. Questa ragazza si era proprio confidata con me che mandasse questo messaggio alla mamma. Sì, Ettore, hai ragione. Il figlio di Da Russo, una grandissima signora che faceva metafonia, dopo che gli morì il figlio schiacciato dal container a Livorno, aveva cominciato a fare metafonia. E questo ragazzo gli ha scritto: la vita è un soffio, la morte è la vita. Pensate bene a queste parole. Sono molto importanti. Qui siamo per cambiare, per scontare dei peccati. Di là passeranno. Enrico, appena arriva saresti il primo. Bene. Voi avete avuto i genitori dopo pochissimo tempo. E mio babbo e la mia mamma sono venuti dopo 20 anni.
Ma certo che sono in paradiso. Per me l'inferno non esiste. Me c'è una scala. Non c'è l'inferno. Il Signore perdona tutti. Non è cattivo come noi. E sono sicura che man mano che ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo fatto nel bene, nel male, questa scala si può salire sempre più leggera, senza fatica. Speriamo possa salirla senza fatica anch'io, che insomma faccio un po' fatica a salire le scale. Silvia, Silvana, fai le domande. In qualche modo le risposte le avrai da sola. Perché se sentite il vostro cuore, le risposte ve le danno direttamente da voi. Non fatevi prendere in giro da quelle persone che fanno le cose così velocemente, che si mettono in contatto con la scrittura automatica, dimmi con chi vuoi parlare e ti do la risposta. Non è vero, non è vero, non è vero. Quante di queste cose esistono? Non esistono queste cose, ragazzi, non fatevi prendere in giro. Chi vuole venire viene da solo. Sicuramente. Voi cercateli, vi vengano direttamente da voi. Non so, io avevo sentito una bambina, ma era una bambina, forse non era per te allora. Chi si suicida dove va? Va anche lui in paradiso. Il Signore perdona. Magari sarà in fondo a questa scala. Poi, mano a mano che si renderà conto che magari non doveva farlo, ma se l'ha fatto per una grande disperazione. Io penso che il Signore perdona tutti, Elisabetta. Non siamo noi a dover giudicare. Come pensavo prima, di là c'è una scala lunga. Probabilmente chi si toglie la vita è talmente disperato che non si rende nemmeno conto. Sarà in fondo a questa scala e poi piano piano che si renderà conto di quello che ha fatto, andrà sempre più su. E nello stesso tempo, io penso anche che chi fa l'eutanasia, quando non c'è più speranza, quando non c'è più niente da fare, perché bisogna soffrire tanto? Per i peccati che abbiamo fatto? Perché questo secondo me è solo per quello. Perché, e non solo per noi, ma per chi ci sta vicino. Perché è una sofferenza per chi sta male, ma anche per chi deve accudire a queste persone. A me non mi sembra una cosa giusta. Sì, Margherita, la vera vita è nell'aldilà. Di là c'è la vita, di là c'è l'amore, di là non c'è cattiveria. Grazie, Giuseppe. No, non sono telepatiche perché non le vedo, non le ho viste solo io. È quello che mi. Non riesco a capire perché io non riesco a capirle. Chi è che potrebbe insegnarmi a capire una cosa del genere? Però non so come fare. E poi lì per lì, quando le vedo, ti posso dire, acceso la lampada di destra, gialla, la lampada di sinistra, verde, la lampada in alto, blu,
la lampada in alto rossa e a intermittenza, però poi non so come rimetterle, capito? Sicché se fosse un linguaggio, non saprei poi rimetterlo insieme, perché non mi posso ricordare la sistematica dei colori. Mirella, io questo penso di no, che quando si rincarnano devono fare un'altra vita e cercare di non fare gli errori che sono stati fatti nella prima vita. Ecco, vedi Simona, anche a te ti chiamano. Bene. No, Sara, non mi spavento più. E prime volte sì, perché non capivo chi poteva essere, se era entrato qualcuno in casa, se... specialmente quando uno ha una casa su più piani, se ti senti chiamare da una parte all'altra, dici, è entrato qualcuno, ma chi è venuto? Chi c'è? E poi vedi che non c'è nessuno. Poi cominci a fare l'abitudine e allora e poi hai visto, ti ho chiamato, ti sei spaventata. Ricordati che queste cose ti succederanno sempre più spesso. E va bene, ora mi sono fatta l'abitudine, non ho più paura di niente. L'unica cosa che ho paura io è il dolore fisico, però non ho paura assolutamente della morte, anzi. Grazie a te, Silvia. Nadia, non è detto che tu non possa sentire, prova, prova a vedere se c'è delle persone che possono magari stare con te o fare qualcosa. Vi voglio raccontare una cosa. Una volta, perché prima facevo anche le sedute medianiche, avevo una bella compagnia e ora sono andati tutti via e mi hanno voluto lasciare sola. Beh, dunque, mi vedete, sono una persona di una semplicità unica. A un certo punto, pomeriggio, una sera, non mi ricordo, si faceva una riunione con diversi amici e io quando andavo in trance mi addormentavo, ma proprio una trance profonda, mi addormentavo, poteva cascare il mondo, non sentivo niente. Insomma, io ho cominciato a parlare americano perché queste cose venivano tutte registrate. E mi ricordo una signora che era con me, una medium anche lei, il marito, altre persone, erano tutti medium praticamente. E mi facevano le domande in americano, io le rispondevo in americano. Potete mai pensare una cosa del genere? Quando me l'hanno fatto risentire, non ci volevo credere. Eppure sono cose che succedono. Non mi domandate se c'è qualcuno per voi, perché se c'è qualcuno, ok, Giovanna, se magari mi metti anche dopo il nome, perché Anna non sei andata avanti? Ma era in casa tua che ti chiamavano? Se mi arrivano messaggi, io tanto domani vi rileggo tutti e se c'è un messaggio io sicuramente ve lo scrivo sotto. Sia lungo sia corto, ma insomma io quello che arriva ve lo do, perché è il mio compito di fare questo. Sono
Sono tutti angeli, sono tutte anime buone. E non dovete aver paura della morte, assolutamente. E ricordatevi, se volete andare al cimitero andate, ma i vostri cari tenetevi nel cuore, perché al cimitero ci sono solo i vestiti, non c'è altro. Loro sono lassù. Certo che rispondono, appena possono, rispondono. Perché hanno diverse cose da fare e... Lo ripeto, i suicidi vanno in fondo alla scala e poi piano piano salgono la scala. Brava Elisabetta, l'aldilà non è un jukebox. Io questo non lo so fare. Probabilmente c'è qualcuno che lo sa fare. Ma siccome io mi ritengo una persona seria e non prendo in giro nessuno, e non vi posso dire una cosa per un'altra, io rispondo sempre quando sono sicura che sono veri. Io non posso prendere una penna, fare gli scarabocchi e dire... Ti dice questo e quello, e poi sono cose tutte uguali, niente di personale. No. E poi vi prendono anche tanti soldi, non vi fate prendere in giro. Non vi fate prendere in giro per queste cose. Purtroppo c'è troppa gente che ci specula. Troppa. Ho visto anche un servizio ieri sera in televisione. Io speculare sulle disgrazie è la cosa più brutta che possa esistere. C'era un Marco Colombo che volevo vedere indietro. No, non è la figlia di Arianna, della signora Giulia. No, no. No, no, la figlia della signora Giulia parla direttamente con lei. No, no, questa era un'altra ragazza. E poi aveva i capelli cortissimi. Sì, se volete tenere la tomba, diamine. Però so che ci sono tanti genitori che stanno a giornate dalla mattina alla sera, a piangere al cimitero sulle tombe. Ma non fatelo, li fate solo star male. Quello per loro vuol dire stare fermi in un posto e non poter andare avanti. Pensatelo in un posto bello. Fate dei sorrisi, pensateli con serenità, pensateli con amore, fate le cose che facevano loro, ma no, no, non piangete, no, non risolvete niente facendo così, anzi, li fate solo star male, hanno bisogno di pace e di tranquillità e appena loro sono tranquilli in pace, si fanno sentire da voi, direttamente a voi. A farvi trovare qualche cosa, a farvi sentire un profumo, a farvi vedere delle farfalle fuori tempo, a farvi trovare dei cuoricini, in qualsiasi maniera si possono far sentire. Vi potrebbero anche chiamare per nome. Non abbiate paura. Oddio, questa vita dobbiamo farla, dobbiamo cercare di andare avanti, di progredire anche aiutando il prossimo, ma in qualsiasi maniera,
Ma non è aiutando il prossimo a fare delle grosse offerte di soldi o di... Ma a volte aiutare il prossimo basta un sorriso, basta piccole cose. Sapete quanto manca un sorriso? Sono sempre tutti arrabbiati, sono sempre tutti di furia. Ora ci voleva questa pandemia per sentire la mancanza dell'abbraccio. Ma vi rendete conto che fino ad ora nessuno si è mai abbracciato? E ora, siccome c'è la pandemia, ora manca l'abbraccio a tutti. Sono tante cose sono cambiate, ma secondo me sono cambiate anche in bene. Perché ora si rispetta un po' di più il prossimo. Il vicino. Prima si aveva tutti furia, si doveva dare gli spintoni per andare avanti. Ora si rispetta una regola. Anche questa è una cosa che forse ci voleva. Voi non la pensate così? Ecco, vedi, anche te hai capito che la morte è una gioia. Ecco, e come dico io, Ettore, c'è tanta gente che se ne approfitta di queste cose qui. Non è giusto, non è giusto. Per qualche anno, anche qui alle televisioni locali, c'erano tante di queste sensitive che facevano la scrittura automatica in diretta, col caffè, la sigaretta. Dimmi come si chiama. Dimmi con chi vuoi parlare e ti facevano delle risposte così. E queste spendevano un sacco di soldi perché erano tutti numeri 8-9, come si chiamano, via quei numeri lì consente. Ma come si può prendere la gente in giro in questa maniera qui? Ma la disperazione fa fare proprio queste cose? No, ma non è possibile, non è possibile. Aprite gli occhi. Se vogliono comunicare con voi, in qualche maniera si fanno sentire. Se non è oggi, è domani. Però queste cose vengono da sole. Non si possono cercare con la forza. Con la forza non si fa nulla, nemmeno l'aceto. Non fatevi prendere in giro, per favore. A me queste cose qui mi fanno male. Perché? Per 10 persone che fanno male queste cose, tutte le altre che lo fanno bene vengono condannate. Ma voi non potete rendervi conto quanto mi hanno preso in giro, quanto sono stata offesa a varie trasmissioni, sono stata derisa, sono stata presa per matta. Me ne hanno dette di ogni. Ma io sono andata avanti sempre con la mia semplicità, col mio sorriso. Io non ho niente da perdere, non ho mai chiesto niente a nessuno. Io vado avanti nelle mie cose piccole e mi accontento così. Volete domandarmi qualche altra cosa? Elena, può darsi di sì, che se si è pentita di quello che ha fatto, se invece non si è pentita, io penso che si rincarni per scontare quello che ha fatto di male e che poi piano piano si renda conto che non è la vita che deve fare. Dunque, Elen, può darsi che qualcuno ti sia venuto a trovare e ti abbia voluto dire qualcosa, ma non aver paura. L'ho detto e lo ripeto. Le persone nell'altra dimensione non fanno del male, sono i vivi che fanno del male, no chi è nell'altra dimensione.
Ecco, chiudo un po' la finestra perché dietro le spalle mi viene un po' freddo. Ecco, Roberta, anche te la pensi come me. Questo che mi è successo a me, ma che è successo a tanti, a tantissimi, sicché non sono né la prima né l'ultima. Questi sono doni che a noi ci hanno dato da divulgare e noi bisogna darli, ma darli con amore. Perché io in quel posto lì ci voglio ritornare. Ma non vorrei andare negli ultimi scalini, vorrei almeno a metà, un dia in cima no, però perlomeno a metà. No, Rossella, non li faccio comando. Non li faccio comando anche perché io non chiamo nessuno. Sono le entità che vengono da me, io non le chiamo. Vengono quando vogliono, quando possono. E se hanno fiducia in me. La pandemia forse è finita, ma forse ne verrà un'altra. Grazie Annalisa. Andiamo avanti. La metafonia è bellissima. Io non riesco anche perché non credo di avere quella pazienza lì. Non credo di avere la pazienza che hanno questi signori che sono su Fox, che sono sia la signora Hilde che quell'altro signore, bravissimi, mi incanta sentirli, ma io non ho quella pazienza per poter fare una cosa del genere, perché ci vuole tanto tempo, ci vuole... Sì. No, non fa per me, però mi piace tanto. Come mi piacevano tanto le sedute medianiche, come mi piaceva il tavolino, anche se il tavolino è una cosa un po' lunga, un po' barbona, però mi piaceva. Abbiamo fatto anche la tavola, quella lì, difficile da dire, insomma, quella lì, ma insomma. Ho tutto, però non si può le fare. Dunque, la pandemia è una guerra. È stata una bella guerra e non è ancora finita. Speriamo finisca presto. Era una cosa tutta studiata, una guerra fredda, studiata a tavolino. Invece della bomba atomica hanno fatto questa bomba qui. Ma era già un po' che io, anche chi mi conosceva già prima, io dicevo che doveva succedere qualcosa di grosso, che sarebbero andati via tante tante persone. E purtroppo sono andati via tantissimi nonni, e tanti, troppi, forse in un modo così brutto, senza poter lasciare un saluto. Un ciao, niente. Io penso che abbiano sofferto tanto per quello.
Grazie, Katia. Oh, che bello. Nunzia, ci sarà qualcuno che ti vuole mandare dei fiori? Certo, Cinzia, che li riconosci i tuoi cari. Gladys, no, non erano per noi in particolare, era una mamma, so che era una mamma che è morta nelle Torri Gemelle a New York, ha fatto il nome dei figli e so che è esistita davvero questa signora con questo nome. Era tutto vero. E non è detto, Giovanna, che chi si suicida si rincarna subito, perché probabilmente ci avrà da passare del tempo anche per rendersi conto di cosa ha fatto. Perché non so se si renderà conto subito di cosa ha fatto. Certo, io ho molta più fede ora di quando l'avevo prima di che mi succedesse questa cosa, perché prima era una cosa meccanica, cioè vengo da una famiglia di religiosi, cioè, a parte che ora io sono un'età e prima ti costringevano ad andare alla messa, a servire la messa, a portare il segno di pace. Dovevi farlo. In casa mia usava così. E per me era una tortura. Perché la domenica che potevo dormire, dovevo andare a questa messa. Ora io la religione la intendo in un'altra maniera. Cioè, sì, alla messa ci vado quando posso, quando voglio, e non mi obbliga nessuno, ma posso fare benissimo a meno. Io prego in casa mia. All'ora che mi pare a me. Senza obbligo e senza niente. E mi sento molto più cristiana ora di quando dovevo andare per forza. Perché ora sento veramente il bisogno di pregare e di mettermi a disposizione. Prima no. Prima era troppo obbligato. Dice che sì, che gli animali vedano come vedono i bambini. Io avevo una nipotina che giocava col muro, gli dava un biscotto al muro. Sicché li vedevo io, li vedeva anche lei. Però poi, quando crescono, questa cosa qui va via. Poi, se vengono. Se vengono educati, se vengono a queste cose qui, può darsi che ritornino fuori. Però, e a me mi hanno detto che il primo segnale della medianità è il sonnambulismo. Allora, io sono sempre stata sonnambula da bambina piccola. Una volta ero su un terrazzo al secondo piano, ero a camminare sulla ringhiera e la mia mamma mi ha sentito aprire la porta del terrazzo e sono riuscita a tirarmi giù con le buone, perché a me tanti tanti anni fa è morto uno zio, anche lui era sonnambulo e sapete quando c'è sonnambulismo in casa, quando c'è sonnambuli?
non vanno svegliati con la paura, chiamandoli forte, mettendogli paura. Vanno svegliati dolcemente, chiamati per nome. Questo zio era uscito, me l'ha sempre detto mio babbo. Questo zio era uscito, era andato dove c'erano le mucche, e un vicino l'ha visto, gli ha urlato cosa faceva, e lui ha avuto un infarto, è morto. Allora la mia mamma, quando si era resa conto che ero sonnambula, la sera mi tiravano giù la saracinesca fino in fondo, perché io avevo la camera con una portavetri che andava sul terrazzo. E appena sentiva dei movimenti si alzava subito. E questo sonnambulismo l'ho sempre avuto. E poi mi è stato detto, anche da persone che avevano studiato, anche altri medium, che il primo segno della medianità è il sonnambulismo. Io però di questa cosa non ne ho mai saputo, cioè sapevo che ero sonnambula, ma della medianità, finché non ho avuto questo viaggio, io non ne sapevo niente, non avevo mai fatto niente. E piano piano è venuto fuori tutto e mi ci è voluto del tempo per accettarmi, perché non mi accettavo. Questa cosa qui era una cosa troppo grande per me, andava contro i principi della religione di casa mia, una cosa così era. Invece è venuto tutto così spontaneo, piano piano. Chip sotto pelle, io non lo voglio, Io non sono mica un cane. Mi mettono un microchip, no, io non lo voglio, spero di esserci più, guarda. Grazie, Cinzia. Sono una sempliciona io. Maria, buon lavoro. Meno male, c'è tanta gente che la pensa come me. Sì, gli animali hanno lo stesso senso. Sentono sì, prima i terremoti. Cominciano a abbaiare, cominciano a uscire di casa, a voler uscire, ti spingono fuori di casa. Benvenuto. Hai fatto bene, Cinzia. Hai visto, Elena? Saresti anche te una medium. Oh, quanti sonnambuli. Kardec, c'era anche io il libro di Kardec. Allora, vedi che ho detto la verità. Ormai non cambio più e sono quasi vecchietta. Lo so quasi. Altre domande?
Io una volta sono andata perfino in strada, in camicia da notte. I suicidi mi fanno tanta pena, perché io penso che per arrivare a un gesto così eclatante devono soffrire, deve essere un dolore atroce. No, non possiamo, io non me la sento di condannarli, anche perché penso che si pentiranno. Ma senti, Emanuele, io penso che si vada avanti e non si torni indietro. Te mi dici se i cani si possono rincarnare in anime, cioè vuol dire che i cani si rincarnano in persone? Io spero di no. Io voglio bene agli animali, però mi dispiacerebbe diventare un cane. Anche se i cani oggi come oggi sono trattati da signori. Sì, caro, i nostri cari ci sentono. Non sempre ci possono rispondere, ma sentire ci sentono. Mi dice qualcosa di qualche. Ma sicuramente, Lucia, è tuo figlio che ti manda i fiori, ti manda i cuori, troverai anche dei fiori, vedrai delle farfalle, vedrai delle piume. Sii contenta di questo. Pensa che stai in un posto bellissimo. Buonanotte, Ettore. Grazie, Roberta. Io personalmente sola no, ho partecipato a tante conferenze. Però le persone che facevano le conferenze con me erano persone come me, cioè persone che non speculano assolutamente. Sicché se c'era la possibilità di avere degli spazi, dei teatri, delle sale grandi, che ne abbiamo fatte tante di queste conferenze, a uso gratuito si potevano fare, perché noi non prendiamo soldi. Però non prendendo soldi non ne abbiamo nemmeno. Non posso dire a mio marito: dammi soldi per fare una conferenza. Non lo posso fare. Se ci viene fatto a titolo gratuito, molto volentieri. Se poi bisogna pagare il posto, non è possibile, perché poi bisognerebbe far pagare l'ingresso e allora viene meno ai nostri principi. Però se ci fosse la possibilità che qualcuno ci possa ospitare, io credo che con diverse persone si potrebbe fare qualcosa. Te lo dico domani dove ricevo, comunque in provincia di Pisa. Hai visto, Lucia, che hai trovato i fiori? Che si suicida? Non è vero, non è vero, Giuseppe, si possono reincarnare. Grazie, un bacione a tutti.
Io non mi ricordo di aver avuto déjà vu, però può darsi che me lo sia proprio dimenticato. Certo, i vostri amori vi stanno sempre vicino. Arianna era una ragazza sui 16-17 anni. Gli occhi chiari chiari e i capelli cortissimi. Era piuttosto magrolina. Appunto, Raffaella, quella non è medianità. Quello è sfruttamento. Tiziana, forse ci amano di più. È che noi non sappiamo sentirlo, ma ci amano di più. E amiamole anche noi, non dimentichiamoci nessuno. Alberto prova da solo, prova a ci parliamo poi in privato, Alberto, ok? Magari una sera con una videochiamata. Ma difatti il mio non è un lavoro, Mariella, Marinella. Io non è un lavoro, io non guadagno niente. Senti, proprio il rosario ogni tanto, però si può pregare in tante maniere. Ok, Serena, ci mettiamo d'accordo. Io vi do la buonanotte, spero di poterci sentire presto. Domani mi rileggo tutti i messaggi e in una maniera o nell'altra risponderò a tutti. Vi ringrazio tanto, siete sempre tanto carini. E buonanotte, un bacione a tutti voi.